le cose vanno bene torneremo a sorridere, ci sono le condizioni per rispettare il programma di governo, dice Enrico Letta incontrando la stampa estera. L'esecutivo è stabile, non credo ci saranno conseguenze dalle vicende giudiziarie di Berlusconi, assicura il premier che afferma anche non vedo elezioni anticipate a breve. Il PDL in trincea dopo il no della consulta a Berlusconi. I fedelissimi dell'ex premier bollano come sentenza politica la decisione della Corte Costituzionale che ha respinto il ricorso sul legittimo impedimento per il processo Mediaset. Il Cavaliere ribadisce contro di me accanimento giudiziario ma conferma il suo sostegno al governo Letta. Gela le borse di tutto il mondo l'annuncio di Bernanke. Se l'economia continuerà ad andare, secondo le previsioni, ha detto il numero uno della Federal Reserve, gli acquisti mensili di titoli si ridurranno alla fine di quest'anno per fermarsi del tutto entro il 2014. Crollano i mercati asiatici, in rosso quelli europei. Salgono i rendimenti dei bond e lo spread supera quota 280 punti. Scontri e manifestazioni in Brasile nonostante il dietro fronte delle autorità che hanno cancellato in molte città i rincari dei biglietti dei trasporti pubblici, decisione che aveva innescato le proteste in corso da 2 settimane. Migliaia di persone sono di nuovo scese in piazza San Paolo e nei dintorni di Rio. Appello della presidente Dilma Rousseff, le voci dei manifestanti devono essere ascoltate. Buongiorno e benvenuti al telegiornale della 7. In primo piano dunque c'è il Presidente del Consiglio che appena tornato dal G8 in Irlanda del Nord ha risposto questa mattina alle risposte della stampa estera, dei giornalisti esteri e ha confermato il suo ottimismo. Per Letta infatti non ci sono urne all'orizzonte, la decisione della consulta in merito al legittimo impedimento su Silvio Berlusconi non dovrebbe avere conseguenze sul suo governo. Sentiamo le parole di Enrico Letta. Io vedo il governo stabile, concentrato sui suoi obiettivi e come ho sempre detto in questi giorni non credo che ci saranno conseguenze di nessun tipo da parte delle vicende esterne di carattere giudiziario o di altro genere rispetto alla stabilità e alla determinazione con cui il governo lavora. Nessun pericolo per il governo, Enrico Letta, ospite della stampa estera, rassicura sulla tenuta dell'esecutivo di larghe intese dopo la sentenza della consulta sul caso Mediaset. Abbiamo alle spalle solo 50 giorni di lavoro, ricorda il Presidente del Consiglio, che vede le condizioni per realizzare il programma di governo. Sento che le cose stanno andando bene, sento che le cose stanno andando come mi aspettavo, come speravo, sento che ci sono... che c'è energia positiva che si sta liberando, vedo tantissime difficoltà. Il decreto del fare approvato sabato scorso, il Consiglio dei Ministri riuscirà a rimettere in moto consumi e imprese, assicura Letta, che punta molto per sbloccare le risorse in favore dell'occupazione sul Consiglio europeo di fine mese. Quanto alle questioni interne, il Premier non vede elezioni anticipate a breve. Il governo va avanti e il Parlamento nei tempi previsti potrà varare le riforme costituzionali e con queste anche una nuova legge elettorale. Nessun pericolo per Letta, nemmeno dalla questione dell'ineleggibilità di Silvio Berlusconi che la Giunta del Senato comincerà a discutere il 9 luglio. È una scelta parlamentare dei partiti, il governo non c'entra in questa scelta. È una indicazione che il Partito Democratico darà e ovviamente io mi atterrò e sentirò le indicazioni che verranno date, ma il governo non c'entra con questa scelta. Sono dinamiche parlamentari nelle quali il governo non ha competenza. E che la sentenza della consulta sul legittimo impedimento non avesse conseguenze per il governo Letta, per la verità lo ha detto anche Silvio Berlusconi, che però è tornato a parlare di un tentativo di eliminarlo dalla scena politica per via giudiziaria. Il giorno dopo il verdetto della consulta che dà torto a Silvio Berlusconi, la rabbia lascia il posto all'amarezza. Certo, la bocciatura al ricorso del Cavaliere sul legittimo impedimento chiesto nell'ambito del processo Mediaset rimane un macigno sullo stomaco, ma Berlusconi, determinato per ora a tenere un profilo basso, detta ai suoi la linea. Niente iniziative plateali né minacce, soprattutto sulla tenuta del governo, su cui è stato lui stesso a rassicurare il Premier in una nota diramata ieri subito dopo la sentenza. La
strategia indicata ai suoi ministri è quella di stare con il fiato sul collo dell'esecutivo affinché porti a termine tutti i provvedimenti economici promessi in campagna elettorale dal PDL. Non ci sfugge che la sentenza della Corte Costituzionale è di tipo politico, ma è evidente che non faremo cadere il governo. Però su una serie di questioni, in primis IMU e IVA, ma anche rapporti con l'Europa, deve passare una linea vicina alle nostre posizioni, avverte oggi Fabrizio Cicchitto, perché altrimenti verrebbero meno anche sul terreno dei contenuti tutte le ragioni della nostra collocazione al governo, mentre questi ben noti ambienti mediatici, editoriali, politici e giudiziari si apprestano da qui a novembre a massacrare Berlusconi. Moderati sì, cretini no, conclude Cicchitto. Se Berlusconi da una parte rassicura, dall'altra attacca anche se non direttamente. Sempre più convinto che una certa magistratura voglia toglierlo di mezzo dalla politica, il Cavaliere pensa di affrontare l'argomento in un faccia a faccia con il Presidente della Repubblica ed ha mandato ai suoi per evidenziare come la Consulta non sia un organo super partes. Certamente la Consulta ha preso una decisione che è discutibile, nel senso che un giudice prevale sull'esecutivo rispetto a quando un Consiglio dei Ministri possa o meno essere convocato o possa essere o meno differito. Quindi è un precedente che lo stesso avvocato Coppi, che si è aggiunto, come voi ben sapete, al Collegio di Difesa, ha sottolineato essere molto discutibile. Compatto ma prudente, il PD convinto che le sentenze debbano essere rispettate. Quello che trovo rischioso è di nuovo aprire una fase di fibrillazione o addirittura di scontro tra poteri e ordini dello Stato che va riaperta nel momento in cui si pronuncia una sentenza non favorevole rispetto a un leader politico. Dobbiamo riformare il paese senza spargimenti di sangue per poi tornare alla dialettica sinistra-destra e le parole di Berlusconi vanno in questa direzione, afferma Francesco Boccia. Non è ottimismo, spiega, è buon senso. Sono convinto che il leader del PDL manterrà fede all'impegno preso e metterà l'interesse del paese davanti a tutto. E allora, il giorno dopo la decisione della Consulta, vediamo qual è la controoffensiva degli avvocati dell'ex premier. Proprio ieri, poche ore prima che la Consulta bocciasse il conflitto di attribuzione sul legittimo impedimento di Berlusconi, gli avvocati dell'ex presidente hanno depositato in cancelleria in Cassazione il ricorso contro la condanna a 4 anni di carcere e 5 di interdizione dai pubblici uffici per il caso Mediaset. È l'ultimo passaggio giudiziario, poi nel caso di una conferma della sentenza di Milano tutto diventerà definitivo. La Cassazione probabilmente si pronuncerà prima di Natale. Nel pool difensivo di Berlusconi a Roma ci sarà anche Franco Coppi, principe del foro, ex avvocato di Andreotti. La sua nomina è interpretata al palazzaccio come il segnale di un cambio di strategia alla ricerca, proprio all'ultimo atto del processo, di una pacificazione con i magistrati. I legali di Berlusconi confidano su un punto. La Cassazione finora ha accolto le archiviazioni di Roma e Milano su MediaTrade, una vicenda parallela al caso Mediaset. Anche lì Berlusconi era indagato ed è stato prosciolto. Ghedini e Coppi ritorneranno anche sulla questione del legittimo impedimento di Berlusconi. Malgrado il pronunciamento della Consulta di ieri, ritengono che ci sia ancora qualche carta da giocare per riproporre il caso e chiedere la nullità della sentenza di condanna. La decisione di ieri della Corte Costituzionale ha segnato l'inizio della settimana di fuoco giudiziario per l'ex premier. Lunedì prossimo ci sarà la sentenza Ruby. La procura, con i pubblici ministeri Bocassini e San Germano, ha chiesto la condanna per concussione e prostituzione minorile a 6 anni di carcere con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Gli avvocati hanno replicato con la richiesta di assoluzione o di dichiarazione di incompetenza del Tribunale di Milano. Per la Bocassini potrebbe essere l'ultimo grande processo a Milano. Ha fatto richiesta per il posto di procuratore capo a Firenze. Fra i concorrenti troverà altri 2 magistrati storici di Milano, l'ex PM di Mani Pulite Greco e il procuratore Spataro, che si è occupato del rapimento dell'imam Abu Omar. Il Movimento 5 Stelle invece fa i conti con espulsioni e rese dei conti all'indomani di quella stabilita via web della senatrice Gambaro. Il 65% di 20.000 votanti che ha avallato il diktat di Beppe Grillo. Ci sono però all'interno dello stesso movimento forti malumori e anche tentativi di stemperare le polemiche, di parlare di altro e soprattutto di far parlare di altro.
Pacata e sobria, con una nota di poche righe, la Gambaro dice: è successo tutto in una settimana, ancora non so perché è prevalsa la censura, mai parlato di nazismo informatico, quanto ad andare verso il gruppo misto non l'ho ancora deciso. Getta acqua sul fuoco, la senatrice non vuole polemiche ulteriori, anche perché dopo la sua espulsione, ratificata dalla rete ieri con il 65% dei voti online, nel Movimento 5 Stelle l'aria sta cambiando e i deputati grillini non vogliono più far notizia soltanto per le polemiche interne e per le epurazioni. Meglio far parlare i fatti, anche se tra pochi giorni, al massimo entro la fine della prossima settimana, ci sarà la chiusura della rendicontazione e quello sarà il momento della verità, perché spiegano in casa 5 Stelle, lì si vedrà chi restituisce i soldi della diaria e chi non lo fa. Chi non li restituisce, viene sottolineato, sarà automaticamente fuori dal gruppo, perché in quel caso ci sarebbe una violazione palese dello statuto. La deputata sarda Paola Pinna, che si era espressa contro l'espulsione della Gambaro parlando di psicopolizia, ha ricevuto una telefonata da Beppe Grillo e la sua estromissione non sarebbe più così inevitabile. Anche la situazione del deputato siciliano Curro appare smussata, sempre dopo un chiarimento telefonico con Grillo. Non vedo nessun tipo di problema all'orizzonte, calma le acque anche Roberto Fico commentando il caso Gambaro. Per lui, presidente della commissione di vigilanza RAI, i temi da affrontare sono altri, come quello della trasparenza e di un tetto massimo per i compensi dei dirigenti RAI. La RAI opera in regime di concorrenza, dice, ma ha il canone finanziato dai cittadini e deve reinvestire i prodotti. Tra gli obiettivi del Movimento 5 Stelle, una riforma con la nomina del CDA, che potrebbe essere divisa in quote diverse fra i cittadini, dipendenti e politiche, e poi azionariato diffuso e nuove norme antitrust. L'economia, con lo stato delle nostre imprese che secondo gli ultimi dati dell'Istat sono sempre purtroppo in grande sofferenza, ma a voler essere ottimisti come il nostro Presidente del Consiglio ci si può appigliare forse ad un piccolo miglioramento dell'ultimo mese sui fatturati e gli ordinativi. È flebile, ma quel segno più davanti al giro d'affari dell'industria italiana non lo si vedeva da un po' e potrebbe essere il segnale di un'inversione di tendenza, ma il condizionale è d'obbligo. Ad aprile 2013, dice l'Istat, che oggi ha diffuso i consueti dati, il fatturato è cresciuto di poco più di mezzo punto percentuale, esattamente dello 0,6%, rispetto al mese precedente, cioè a marzo. Una buona notizia sicuramente, ma se si guarda allo stesso periodo dell'anno scorso, il meno 7,2% ci dice che l'industria italiana ha ancora molta strada da fare per riprendere il cammino della crescita. Lo stesso discorso vale per gli ordinativi, che registrano sì un aumento dello 0,6% ad aprile 2013 rispetto a marzo, ma su base annua rimane il meno 1,6%. I lievi aumenti delle vendite sono stati innescati soprattutto dalle esportazioni, in crescita di quasi 2,5 punti percentuali, e a portare in su il giro d'affari della nostra industria sono il settore tessile, quello dell'abbigliamento e il farmaceutico, malissimo invece l'industria dei mezzi di trasporto. Dati che fotografano lo stato di salute delle imprese, che soprattutto per quelle che non hanno investito nell'innovazione e nella ricerca nei tempi di vacche grasse, ora lottano per la sopravvivenza. Ieri il governo Letta ha varato il disegno di legge per la semplificazione burocratica, con il quale si vuole cancellare in sostanza una serie di obblighi e procedure amministrative che la pubblica amministrazione a tutti i livelli chiede alle imprese e che molto spesso ostacolano l'attività aziendale. Una palla al piede stimata oltre 3 miliardi di euro l'anno per il sistema. Misure che a costo zero per lo Stato italiano vanno dall'istituzione di un tutor per aiutare le imprese a fare tutte le pratiche, all'eliminazione di alcuni oneri per le assunzioni brevi, ai cambi di residenza più facili. Semplificate anche alcune procedure che riguardano l'edilizia, uno dei settori più colpiti dalla crisi. Ma questa deregulation potrebbe essere pericolosa. Secondo alcuni esperti, la cancellazione della valutazione dei pericoli nei cantieri farebbe infatti saltare alcune norme sulla sicurezza, aumentando così il rischio di incidenti sul luogo di lavoro. E a proposito di lavoro, il governo Letta prende tempo. Forse solo la prossima settimana il Consiglio dei Ministri varerà le misure per fronteggiare la disoccupazione giovanile e riscrivere alcune norme della riforma Fornero. Lo abbiamo già detto nei titoli, le borse viaggiano oggi in profondo rosso a far tremare i mercati. Ci sono infatti le dichiarazioni del capo della Fed, la banca centrale americana, Ben Bernanke, che ha annunciato a breve lo stop all'acquisto di titoli di Stato americano, e immediate sono state le ripercussioni su Wall Street.
Eccolo qui l'uomo che nelle ultime ore sembra aver spaventato i mercati finanziari di tutto il mondo, Ben Bernanke, il numero uno della Federal Reserve, la banca centrale americana, la stessa che per dar stimolo all'economia nel corso degli ultimi mesi ha inondato di liquidità i mercati per mezzo del cosiddetto quantitative easing, il programma da 85 miliardi di dollari al mese di acquisti di bond che ha effettivamente spinto i mercati e ridotto le tensioni sui titoli del debito. Ebbene, ora quello stimolo sta per finire, quando di preciso non si sa, ma al termine di due giorni di riunioni al vertice è stato lo stesso Bernanke ad affermare, testuale, che se l'economia continuerà ad andare secondo le previsioni sarà appropriato ridurre gli acquisti mensili di titoli già alla fine di quest'anno. Ma non è finita qui, perché il presidente della Fed ha anche ammesso che potenzialmente le benefiche iniezioni di liquidità potrebbero fermarsi del tutto già a metà del 2014, qualora il tasso di disoccupazione statunitense dovesse attestarsi, come previsto, al 6,5%. Ebbene, sono bastati questi annunci per affossare tutte le borse del mondo, terrorizzate dalle prospettive di incertezza che si aprono per il futuro. Ha chiuso in profondo rosso Wall Street, così come tutte le piazze finanziarie asiatiche, zavorrate anche dal calo dell'indice che misura l'attività manifatturiera cinese in contrazione per il secondo mese consecutivo. Ovviamente, neanche i mercati del vecchio continente hanno accolto benissimo, per usare un eufemismo, le dichiarazioni di Bernanke, e infatti, dopo un'apertura da brividi, hanno continuato a perdere e viaggiano tutti in territorio decisamente negativo. Ma a risentire più pesantemente delle notizie giunte da oltreoceano è stato sicuramente il mercato dei titoli di Stato, con i rendimenti di tutti i bond, persino del solidissimo decennale tedesco, schizzati verso l'alto. Oltre quota 280 lo spread BTP Bund, sopra i 315 punti base quello tra bonus e bund, che tocca i massimi dagli inizi di aprile, anche perché a metterci il carico è arrivato il risultato dell'asta di titoli spagnoli, che ha visto il tesoro iberico collocare 1,5 miliardi di bonus decennali con tassi in netto rialzo, non certo quella che si può definire una giornata tranquilla. E per far girare l'economia sarebbe una buona idea, forse tra l'altro anche mettere a frutto quello che l'Italia ha di più prezioso, ovvero il patrimonio storico ed artistico, ma come sappiamo siamo molto lontani da questo, e quindi oggi per esempio chi volesse andare al Colosseo lo troverebbe chiuso perché ci sono i lavoratori che protestano. Allora vediamo nel servizio per quale motivo. Quello di oggi potrebbe essere solo un assaggio. I lavoratori dei beni culturali hanno deciso di incrociare le braccia. Stamattina è toccato al Colosseo, cancelli chiusi per 4 ore. Un volantino avverte i turisti. Fermare il monumento simbolo di Roma e dell'Italia nel mondo è stato necessario, dicono i sindacati, per lanciare un allarme fruizione e sicurezza e per chiedere al ministro Brai un intervento urgente. Il numero dei lavoratori sarebbe insufficiente a garantire l'apertura dei musei e delle aree archeologiche, ma non solo, anche la sicurezza dei siti potrebbe venir meno, mancando gli addetti alla sorveglianza nei giorni festivi. Saremo costretti a rivolgerci alle forze dell'ordine per presidiare i musei chiusi, denuncia la UIL Beni Culturali. Attualmente i luoghi della cultura in Italia sono aperti più che in ogni altro paese, si legge nel volantino. 11 ore al giorno per almeno 6 giorni alla settimana. L'allarme viene lanciato all'indomani del decreto semplificazioni che prevede per il patrimonio artistico la possibilità di affittare all'estero le opere conservate nei magazzini. Un affitto al massimo di 20 anni, in cambio migliaia e migliaia di euro che darebbero respiro alla cultura italiana. Una misura tra l'altro a costo zero, perché il patrimonio stipato nei depositi avrebbe un valore immenso. Un caso per tutti, citato anche dalla Corte dei Conti, è quello degli Uffizi di Firenze. Il museo più visitato d'Italia espone all'incirca 1830 opere e ne tiene nei depositi 2300. Ovviamente non saranno tutte all'altezza dei pezzi unici esposti nelle sale, ma sicuramente sono opere più che appetibili all'estero. Manca anche una giusta promozione dei beni artistici. Solo il 10% dei musei italiani è visitato dalla quasi totalità dei turisti. Qualcuno in passato disse che con la cultura non si mangia, noi pensiamo invece che su questo il nostro paese dovrebbe puntare moltissimo, ha assicurato stamattina il premier Letta. Intanto i sindacati hanno già annunciato 2 giorni di sciopero nazionale, il 24 ed il 28 giugno, i cancelli di musei, biblioteche e gallerie resteranno chiusi, proprio in un periodo di grande afflusso di turisti e vacanzieri.
Allarghiamo l'orizzonte perché ormai da diversi giorni in Brasile ci sono scontri e manifestazioni contro il caro vita, e questo nonostante il governo abbia fatto dietro front su e abbia cancellato in molte città il rincaro dei biglietti dell'autobus che aveva appunto innescato queste manifestazioni. Due settimane di proteste, scontri con la polizia, un braccio di ferro che rischiava di degenerare, ma i manifestanti alla fine hanno vinto e le autorità di Rio e San Paolo hanno dovuto fare un frettoloso dietrofront e cancellare gli aumenti dei trasporti che erano stati decisi per far fronte alle faraoniche spese per i mondiali di calcio del 2014. La rivolta dell'aceto, così era stata battezzata la protesta popolare che chiedeva più scuole e meno mondiali di calcio, questa sera può scendere in piazza e festeggiare. Il sindaco di Rio, Eduardo Paesce, e quello di San Paolo, Fernando Haddad, hanno annunciato una riduzione di 20 centesimi nel prezzo del biglietto del trasporto pubblico nelle due grandi città brasiliane, dopo che almeno altre 12 città avevano preso un'analoga decisione. La cancellazione degli aumenti rappresenta un grosso sacrificio per le casse dello Stato, hanno affermato i due sindaci dopo che la presidente del Brasile, Dilma Rousseff, aveva lanciato un appello ad ascoltare quella che aveva definito la voce della legittima protesta del popolo. Le voci dei manifestanti devono essere ascoltate, aveva aggiunto Dilma, che durante la dittatura brasiliana degli anni 60-80 fu imprigionata e torturata in carcere. Un appello raccolto soprattutto dal Geraldo Alckmin, governatore dello Stato di San Paolo, del partito di opposizione di destra. Alckmin ha rifiutato fino all'ultimo di abbassare i prezzi del trasporto pubblico ed è stato l'artefice della dura repressione da parte della polizia militare. Un messaggio, quello della Presidente, che evidentemente ha colto nel segno e che ha permesso di disinnescare una vera e propria bomba d'orologeria. Insieme ai manifestanti, infatti, si erano mischiati gruppi di teppisti, gli stessi che la scorsa notte, nonostante l'annuncio dei ribassi dei prezzi, hanno attaccato a Belo Horizonte le forze dell'ordine, creato barricate e saccheggiato la filiale di una banca. In Afghanistan le prove di dialogo tra Washington e talebani non sembrano al momento mettere fine agli scontri e alle proteste. Una vera e propria guerra con l'ISAF, che ha annunciato di aver ucciso solo nelle ultime 24 ore 16 estremisti islamici nell'est del paese. Non ci saranno incontri. In tutta fretta l'ufficio americano a Doha per i colloqui bilaterali di pace con i talebani fa sapere che per ora è tutto sospeso. A bloccare il primo faccia a faccia è stata la vera e propria rabbia del presidente afghano Karzai all'annuncio dato due giorni fa da Obama stesso dell'imminente negoziato. I talebani, più che al tavolo delle trattative, dovrebbero essere messi a giudizio per i crimini commessi, fanno sapere sulla stampa afghana fonti vicine al governo. E per chiarire meglio il punto, Karzai ha interrotto anche gli incontri per giungere ad un accordo bilaterale con gli Stati Uniti che dovrebbe permettere la transizione quando tra un anno le forze della NATO si ritireranno. A fare furiare il presidente afghano è stato anche il nome che i talebani hanno dato alla loro rappresentanza diplomatica a Doha, Emirato Islamico dell'Afghanistan, il nome che lo Stato aveva sotto la dittatura. Il segno evidente è che gli studenti coranici non hanno nessuna intenzione di rispettare la nuova Costituzione del governo, ma prendono tempo in attesa del ritiro delle truppe della NATO per regolare i conti e riprendersi il potere come se gli ultimi 12 anni non fossero mai trascorsi. Anni di guerra, anzi di missioni di pace, come si preferisce dire a Roma, rivendicati oggi dal ministro della difesa italiano Mauro in visita a Kandahar alle nostre truppe. Senza di noi, ha detto Mauro, che ha ricordato i successi ottenuti nel costruire una nazione che protegge i diritti per tutti, il paese sarebbe sotto una dittatura atroce. Un primo passo per superare l'impasse diplomatica è stato intanto fatto. La scritta Emirato Islamico è stata rimossa dall'ufficio. Rimane il fatto che ad un anno dal disimpegno della NATO con i talebani tutt'altro che sconfitti, strade alternative alla costruzione di un simulacro di governo di unità nazionale che rappresenti tutte le forze in campo non ce ne sono. L'alternativa è la resa dei conti, la guerra civile, quando l'ultimo soldato occidentale lascerà il paese. Siamo allo sport, con il calcio, con la nazionale italiana che, battendo il Giappone per 4-3, si è qualificata in anticipo alle semifinali della Confederation Cup. L'Italia di Cesare Prandelli porta a casa la semifinale di Confederations Cup insieme a una buona scorta di critiche per l'approccio alla partita col Giappone. Un avvio disastroso e azzurri sotto di due gol in appena mezz'ora, merito del Giappone di Zaccheroni, animato da tanta determinazione, ripartenze veloci e pressing asfissiante, che esce dalla sfida con molti rimpianti dopo aver messo sotto gli azzurri per gran parte del primo tempo e nei minuti finali. Errori individuali, ma anche di reparto, sottolinea il nostro CT. C'è stato un errore, prima erano errori singoli, poi errori di reparto.
Quando capita questo diventa difficile poi pensare di costruire un'azione. Eravamo troppo distanti alla porta e non a caso abbiamo tirato in porta, mi sembra, alla fine del primo tempo. La rimonta comincia al 41esimo del primo tempo, corner di Pirlo dalla destra, perfetto inserimento di testa di De Rossi e gol dell'1-2. Un'Italia senza benzina, come ha detto Prandelli, ma che nel giro di 20 minuti a inizio ripresa ribalta la situazione. Prima grazie all'autogol di Uchida, che scaturisce dal tentativo di anticipare Balotelli, poi al generoso calcio di rigore trasformato ancora dall'infallibile Super Mario. Ma non è finita, il Giappone non si arrende e trova il pari grazie all'inserimento di testa di Okazaki su calcio di punizione. Nel finale ancora emozioni, con clamorosa occasione per i nostri avversari. Prima la fortuna ci aiuta, poi Giovinco, subentrato da Aquilani, firma la rete del 4-3 stile Italia-Germania. Io ho cercato di trovare Ceccato, non sempre ci siamo riusciti, ma direi che ci siamo riusciti spesso di spogliare l'Italia dal possesso palla. Invece di farlo loro, farlo noi. Avanti tutta, e sabato c'è il Brasile di Neymar, che ha rifilato 2 gol al Messico, ma che affronteremo con la semifinale già in tasca. L'asso brasiliano, con un gol d'autore e un assist per Joe, ha trascinato una Seleção non entusiasmante. Speriamo che contro l'Italia la musica non cambi. È il momento di una breve pausa pubblicitaria. Al ritorno vedremo se ci sono aggiornamenti delle notizie. A tra poco. Eccoci qui. Allora, prima di chiudere, le parole di Papa Francesco, che oggi ha parlato ai delegati della FAO, l'Agenzia delle Nazioni Unite, e ha denunciato lo scandalo della fame nel mondo, nel contesto di una produzione che ha detto sarebbe sufficiente a sfamare tutti e di milioni di persone che muoiono di fame. Dunque il Pontefice ha chiesto che si trovino delle soluzioni possibili, sia perché si allarghi il divario e sia perché appunto non ci sia più questo grande divario tra i ricchi e i poveri. Poi Papa Francesco ha anche affrontato il discorso della Siria, ha chiesto che vengano raggiunte le popolazioni colpite dal conflitto, come i profughi e i rifugiati, che sono, lo sappiamo, sempre più numerosi. Oggi, ve lo ricordiamo, è anche la giornata mondiale dei rifugiati, e di questo si parlerà anche subito dopo di me in TG Cronache con Caterina Bizzarri. Grazie per essere stati con noi, arrivederci.